senti smarrito, smarrita, insoddisfatto, insoddisfatta della tua attuale situazione di vita in ambito professionale, relazionale, personale, se hai un momento di difficoltà, di tristezza, di lutto, di separazione, se il lavoro non ti motiva più, se ti senti stanco, stanca, esausto, esausta, con poca energia, insomma, se non ti senti appagato, realizzato, realizzata, io posso aiutarti. Insieme supereremo momenti di crisi, momenti difficili, fasi di stallo, in modo che tu possa iniziare a sentirti più realizzata, più appagata, appagato. Posso guidarti attraverso questo processo aiutandoti a identificare le strutture interne che limitano, a identificare i tuoi valori, i tuoi obiettivi e allinearti ad essi, creare quindi anche un piano per raggiungerli, perché insieme con una figura professionale si può lavorare per costruire una vita che sia più felice e in cui ci si senta più realizzati e più appagati. Non aspettare, non attendere, non procrastinare, non aspettare un altro giorno. Inizia il tuo percorso verso una vita più appagante, anche perché amo tantissimo il mio lavoro e non vedo l'ora di aiutarti a realizzare i tuoi obiettivi e a farti stare al meglio possibile. Gli elementi che utilizzo sono molto semplici e sono legati alla idea, alla teoria che la felicità è un fattore principalmente interiore e sta dentro di noi e dentro di noi. E la felicità è da cogliere nel qui ed ora, non nel futuro, ma nel momento presente. E ricordati che la felicità è una scelta, quindi si sceglie di essere felici, ci si impegna per essere felici, si orienta la propria attenzione alla felicità, e uno di questi elementi è proprio la gratitudine. Grati adesso per quello che hai, per quello che sei e per quello che fai, anche se non tutto va bene come vorresti. Quindi ti aiuterò a sviluppare la consapevolezza di tutto quello che hai e di tutto quello che potresti avere e riuscire a essere grati della propria quotidianità nonostante gli imprevisti è un elemento molto importante che utilizzo nel mio lavoro. Dobbiamo poi lavorare anche su altri aspetti, sull'intelligenza emotiva, sulla consapevolezza emotiva, sulla gestione emotiva affinché si arrivi ad avere il massimo risultato. È anche importante la conoscenza del momento presente, ma anche della nostra storia, della nostra esperienza, da dove arriviamo, dalla famiglia, in modo tale che ci possa essere un percorso di autoconoscenza finalizzato allo stare bene. Grazie a questi percorsi di counseling, coaching, mental training, percorsi psicologici, si può fare proprio pace con la nostra parte interna, i nostri dolori. E anche magari evitare la ricerca estenuante del perfezionismo, dei confronti infiniti e anche la riduzione dei sensi di colpa. Questo è fondamentale se vogliamo raggiungere la serenità e la miglior realizzazione possibile. Ricordati che l'illusione di una vita perfetta è proprio un'illusione ed è un tormento avere queste idealizzazioni. Un tormento dal quale è importante liberarsi proprio grazie alla crescita personale e alla presa di coscienza che la vita non è semplicemente felicità, ma è tante tante cose e che nella vita si può andare avanti nonostante tutto. E non è mai troppo tardi per farlo. Ci sono persone che mi dicono, ormai è la mia età, non è mai troppo tardi per farlo e non è nemmeno neanche troppo presto. Quindi non ci sono età e non ci sono momenti né giusti né sbagliati, c'è il momento ideale per noi. Se qualcosa non ti piace, cambiala. E se non puoi cambiarla, cambia il tuo atteggiamento. E un altro consiglio, evitare di lamentarsi continuamente, di fare la vittima, perché questo carica semplicemente la nostra psiche di maggior stress e maggiori tensioni. Quindi comincia a pensare in modo diverso. Elimina le vecchie convinzioni e comincia a pensare a cosa fare, ad agire in modo nuovo, diverso dal solito, con però grande positività, con gentilezza verso te stesso, verso te stessa e con questa grande volontà
desiderio di realizzare cose nuove, cose diverse e meravigliose per te. Quindi pensa in grande, spingiti oltre i tuoi limiti o quelli che credi che siano i tuoi limiti, perché molte cose sono possibili. Quindi, se vuoi essere aiutato, se vuoi un percorso di crescita personale, sono a disposizione. Ho aiutato centinaia di persone, ho seguito decine e decine di situazioni complesse, portando le persone a guarire, a stare meglio e ad avere una vita più appagante. I miei contatti li trovi alla fine di questo video e non esitare a chiamarmi anche solo per avere qualche informazione in più. Quindi ti aspetto, ti auguro buona vita, una buona continuazione e prendi in mano la tua vita facendoti supportare da una figura professionale. Buona vita!